a tutti ragazzi, siamo qui oggi al mio canale, io sono NicoStar13 e siamo qui oggi per il secondo episodio di Destiny. Avevamo appena finito la missione, erano arrivate tutte le astronavi aliene e più ne ha più ne metta. E qua c'è una torre stupenda, vabbè, a parte questo. Dovevamo andare in questa direzione, vedo dei nemici alla mia destra, come vediamo sulla mappa, perché la mappa, anche se non sparano i nemici, se siamo vicini ce li indica, quindi è molto buona la cosa per le strategie. Non so se l'ho già detto sull'altro episodio, però lo ridico in caso. Accoltelliamo! Cazzo, sono rosso. Jump shot. Cazzo è ste robe. Vabbè, sono facili da distruggere, meglio così. Dai che ti ho visto. Dai, vieni fuori, non fare il timido. Surprise, motherfucker. Grandissimo, saliamo di livello. Livello numero 2. Grande. Certo, non sarà un granché, ma forse ci porterà alla città. Ah, a proposito di quel pranzo. Porto dentro. Torneremo quando sarai pronto. Andiamo a casa. Perfetto, l'abbiamo scampato per un pelo, ragazzi. Ok, allora qua abbiamo le nostre medaglie, solito. Ok, allora. Continuiamo, dai, facciamo subito. Una nuova carta. Bungie ha sempre fatto delle grafiche meravigliose su Halo, su Destiny per l'appunto. Molto, molto epiche. Benvenuta nell'ultima città sulla Terra. L'unico luogo ancora protetto dal viaggiatore. Secoli per costruirla. E un attimo per distruggerla. E questa torre è la dimora dei guerrieri. Ok, siamo qua sulla torre. Paesaggio dietro. Sicuramente fantastico. E questo qua, cazzo sei? Vabbè, ci sono una miriade di giocatori qua, che in teoria sarebbe una lobby per capirci. Vabbè, non si muovono. Vabbè. Ecco uno che si muove. Ok, questo cos'è? L'armaiolo. Ok, qua potremo comprare le nostre armi in futuro, magari, o quando uscirà il gioco. Che vi ricordo esce il 9 di settembre per tutte le piattaforme.
Quindi magari per un regalo di Natale anticipato è ottimo. Ok, allora dobbiamo andare per di qua. No, è chiuso. Bene. Utilità zero. Qua abbiamo un cacciatore di taglie. Oh, finalmente un giocatore si muove. E vabbè, andiamo giù allora. Qua un altro giocatore, mi vedi? Vediamo cos'hai, cacciatrice. Bel tavolo. Piace quello che vedi? E qua ci sono tre maestri, uno per ogni arte. Io sono cacciatore, quindi andrò dal mio maestro, Mi segui? diciamo, dall'avanguardia dei cacciatori. Dopo ci saranno quella dei titani e quella degli stregoni. Perfetto. Dopo magari più avanti scoprirò anche come andare su multiplayer, perché per adesso devo ancora vedere sta opzione. Se più avanti la scopro, magari porto anche qualche partitina in multiplayer, perché non credo si possa fare tutta la storia visto che è una beta, quindi sì, in questi 5 giorni che abbiamo la possibilità di andare avanti, non faccio niente, cioè la finisco subito la storia, allora porterò qualche partita in multiplayer. Qua ci sono le armi, l'equipaggiamento e tutto. Qui potremmo equipaggiarci le cose. Mi equipaggio. No, ce l'ho già. Ok, qua sono gli emblemi. Perfetto. E per nuova classe secondaria, ok. Ehi, stai allerta, ok? Ok. Dopo di qua dobbiamo andare. L'armaiolo. Ok, questa è l'amministratrice, potrei qua quindi posso ricevere dei messaggi dagli altri giocatori, credo. Mi sembrava adesso, prima, adesso non mi ricordo, che di aver sentito che chiamava un giocatore per nome, quindi credo che se ci arriverà un messaggio e questo qua ci chiamerà per nome, sempre nome default, quindi magari non sarà pronunciato bene, per dirci che abbiamo ricevuto un messaggio. Ok, qua possiamo sbloccarne una. Vediamo. Questa. Sì, a lei. Mi fai paura. E mi comprerei anche questo. Munizioni speciali che non si sa mai, magari servono. Magari cambiamo arma, questa 26, questa 23, però proviamo questa. Ok, adesso dobbiamo andare per di qua, che adesso vediamo cos'è. Ok, è un hangar, quindi credo ci daranno una nave, un'astronave. Sì, una nave nell'hangar, che cazzo sto dicendo? Un'astronave. Sembra che qualcuno abbia perso la leva verticale. Ok. Questo è un maschio, una femmina? Boh. Le Adesso tue vediamo il armi nome, sono magari. molto potenti. Discarica L5. Sì, credo una femmina, una voce, sì, infatti. E cosa devo fare? Dopo un paio d'ore che vagavo a vuoto, ho scoperto che ho sbagliato tasto. E non era il tasto option, ma era il tasto touch. Finalmente forse ho capito come si va in orbita e bisogna premere il tasto touch, non option. Quindi io ho fatto 10 minuti buoni.
di camminata alla cazzo per tutta la torre per cercare questa parte dove si andava. Va bene, allora adesso siamo in orbita. Qui possiamo concludere. E qui da NicoStartrice è tutto. Vi ricordo sempre di lasciare un bel mi piace, un bel commentino. Iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto. E ci vediamo alla prossima. Con Destiny è tutto. Bella!